Ehi la Ciurmari, eccoci qui nel bel mezzo del combattimento. Vediamo un attimo di gestire quello che possiamo gestire. Farei che arretrare un pochettino magari con l'omino qua, per evitare che ci vengano dei guai grossi in faccia. Tanto là sembra che stia tutto bruciando in modo abbastanza sereno. Per cui questo lo metterei qua e farei shield. Quello corre, non riesce a correre, quell'altro è morto. Quasi. A Yulia metterei un interrupt abbastanza largo e non lui è quello, questo è quello senza movimento. No, questo è questo qua. Per cui direi di nuovo scudo. Più scudo ancora. Questo invece gli mettiamo l'interrupt egli stesso. E lui anche ha di nuovo cose dello scudo. Ripara lo scudo. Ok. Bueno. Bella idea che ha avuto. Tanto non so se l'altro ha anche l'abilità del multiplo interrupt. Sì. Lei ne ha tre però, tra l'altro. No, no, adesso ci dà fuoco di nuovo. Bah. Aia, da dove mi ha colpito? Però per fortuna ho tirato con lo scudo. Qualcuno con l'arco. Allora, tu mi hai rotto un po' le scatole, sai? Allora, tu vieni qua. Come Yulia farei così. Dai, che Yulia fa un bel danno, brava. Allora, questo dove... C'è qualcuno che lo stava targettando prima. Ok, prima di qua. Di qua riesce a... Sì. Ma qua sta bruciando tutto serenamente, per fortuna. E questo... dovrebbe riuscire ad arrivare, bene. Ah, ma non può cambiare arma. Che ha ancora dei turni lui? Dai. Wow, 28 di scudo. Ma ancora sto tizio? Ci sono i tizi che continuano a rialzarsi a caso. Ok,
Io giuro, l'altro è andato, sì, è andato. Pure si è spento, sta ancora pulsando. No, sta ancora pulsando. Prendiamo l'altro torcio, lanciamo anche. Poi per migliorare la portata. No, cosa ho fatto? Volevo cliccare su lui. Adesso nascondi qua. Dai, andiamo qua. Giulia, c'è ancora qualcuno che può pizzicare. In realtà ci sono le tizie là, ma... Non arriva, vai, prende qua, riesce a prenderle. Vai qua, dai, Giulia. Tu nel dubbio... Io l'ho giusto che si rialzano sempre. Ma tanto questo è ancora mani nude, avrò bisogno di sbloccare. If you see the enemy, duck and I will shoot. Se restano in difensiva con gli arcieri non succede niente perché. Il fatto è che tutto sta andando. E quindi non c'è neanche la necessità. Allora facciamo che swappo per curare lui. Adesso però non posso più swappare. Ma non le faccio niente da qua giù, no. Torna là. È l'unico visibile, continuo a tirare su di lui, ma tanto... abbastanza inutile. Si stanno muovendo verso di qua, però. Andata, bene. Aspetta, prendiamo. Sì, ovvio che si buggano sempre in mezzo alle scale, porca pupazza. Andiamo di qua. A questo ho detto. Ok. È andato abbastanza bene. Pensavo in realtà peggio. Vabbè, è vero che abbiamo perso uno. Ma non abbiamo rischiato troppo. Anche perché sapevamo subito che l'obiettivo era quello di bruciare. Quindi non ci siamo rimasti a temporeggiare. Ma scusate, vi ho detto di andare qua con i nemici, insomma, per cui ha funzionato abbastanza. Andiamo a raccogliere poi quella cassa là, che magari c'è la roba ficcante. Vuol dire che possiamo andarcene. Ma dovete scendere tutti e dobbiamo aspettare tutti che scendano le scale? Story. Come... dove... da che parte si esce di qua? Ah, oh, ok.
C'è il cairn. Sì, vi ho chiesto però per cortesia di venire qua. Dai, non state là a fare la fila indiana alle scalette. Bene, bravi. Oppla, dai Julia che sei la più veloce del gruppo. Pa, 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 pa. Leave. Ok, quindi abbiamo pacificato qualcosa. Dovremmo poter approfittare della situa. E quindi prendere roba qui dentro questa provincia. Ok, pacificato. Questo qua ci dà una miniera di ferro. E nel mentre con gli omini cosa facciamo? Abbiamo tre settori pacificati. Questa è. Andiamo a esplorare questa zona qua. No, dobbiamo fare la battaglia quella vera e propria. Porca pupazza. Io metterei questo che è fortissimo, no? Direi lui che è più in gamba. Ci ha abbassato di nuovo il cavallo, porca pupazza. Ci abbassa lo scudo che non va bene. E vado con questo. Questa è la parte più debole, secondo me, di tutto il gioco, quella delle battaglie delle regioni. Cioè, da questo punto di vista, forse il gioco migliore era Conquistador. La legge morale aumenta di 5, ottimo. Adesso rimane tutto abbastanza uguale. Abbiamo bisogno di soldi, però stiamo perdendo un sacco di manpower. Cavolo. Meno 5 legion morale, dobbiamo alzare quello. Dai, vado con questo. Mille sassi di quiste. Mi ha portato questo 9 se non altro. Mi ha dato il loot è inutile, cioè nel senso non serve a niente il loot. Sono rimasti 138, ce la facciamo distruggere tutti? Prima di alzare cosa no. Possiamo fare questo però, Legion Morale 6. Qui si sono salvati con quel tot là di meno 246. Questi sono un sacco di soldi buttati. Common. Va bene, ci dà qualche. Legendary, vediamo se vale la pena. Shamanic, Treyarch, Berber. Ma. Non lo so, era così fondamentale? Promissiva da Lumia. Regardi, I hope this message finds you well. As you know, despite the significant progress we made towards securing the control of Nazamenes, Udad continues to be a thorn in our Ok, side. dice che nonostante tutto Udad continua a essere To his fastidioso credit, contro the di man noi. proved to be much smarter than he appears. To this day, he manages to elude my spies and remains simply unreachable. But fear not.
for I think I may have discovered a weakness in his defenses. Ok, sembra che sia molto sveglio perché lo vede tutte le spie, ma ha trovato forse una falla alla sua difesa. Find his hiding spot. The next best thing would be making him come out of it. I'm sure you'll agree with me once I tell you all about my plan. Please meet me in the court of heaven as soon as you are able. Ok, vuole tendergli una trappola, visto che non sappiamo, non riusciamo a trovare dove si sta nascondendo. E di andare a trovarla appena siamo in grado. Direi che va bene, ma... Sì. Vediamo la tannery. Allora, abbiamo guadagnato delle razioni, niente di più, niente di meno. C'è altra roba? No. E nell'altro giù sotto? No. Ah, qua c'è altra roba, tra cui c'è una cittadina. Però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare là, rifornire di nuovo l'esercito. Abbiamo perso di nuovo delle razioni di cibo. E mandare l'attacco di altri posti. Tipo questo. Ma questo conta come regione... No, non conta come regione pacificata. Anche se sembra effettivamente bluetta. I nemici vogliono attaccare Diallo. Mandiamo lui. Ah no, ce n'è uno ferito tra l'altro, è vero. Ok, questa è la zona da attaccare. Qui stanno arrivando in là. Ok, si è fatto male. Porca, dobbiamo proprio tornare a casa allora. Accogliamo qua giusto questo e poi torniamo all'accampamento. Sta arrivando. E se che concluderemo questo episodio con questo combattimento. Allora, chi mettiamo? Mettiamo lui? Mi sa che in questo caso lui ci viene più comodo. How do you wish to deploy? Meno 3 ai cavalli. No bueno. Andiamo così.
No, sì, così mi sembra la cosa migliore. Perlomeno peggio più che altro. Speriamo di riuscire a vendere delle provviste qua al mercato, perché sennò dove li tirano tutti questi soldi per fornire l'esercito? Ancora meno due al cavallo? Questo rimane enemy aggression al... Però diminuisce il loro manpower. Proviamo con questo. Per quanto rischioso. Se abbiamo 9 ci dà un buon bonus, probabilmente, per scatter, se vuol dire si ritirano. No, non arriviamo così alto. Questo fa diminuire ancora di uno il cavallo, però. Vabbè, ci proviamo. Aia. Noi che li stiamo abbastanza seccando. Ah, questo ci porta a 9. Fully destroyed, ottimo. Così almeno non si ritira da nessuna parte. Cioè, 110 denari, 23 schiavi e 240 denari. Dai, non è andato niente male alla fine. Poteva andare seriamente peggio. Nulla, io concluderei qui l'episodio. Ci vediamo nel prossimo. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.